accuserei subito il mio capo di stregoneria. Non ci vado di là.
Che cosa è successo qui? Sembra... è un bambino. Ti prego, aiutami. Dovrebbe essere morto, ma lo sento ancora dentro di me. Cerca di uscire. Aspetta. Sei stata tu. Hai ucciso tuo figlio. Non capisci. Non era normale, non era umano. C'era qualcos'altro in lui. Qualcosa di oscuro. Ma che cosa stai dicendo? Mi faceva vedere delle cose orribili. Era l'unico modo per fermarle. Ora è troppo tardi. Sono già qui. Le vedo spuntare dalle fiamme. Dobbiamo scappare. Non puoi scappare. Se vuoi che finisca, devi risolvere le tue questioni in sospeso. Non posso. Non saprei dove andare. Ci sono solo fiamme e oscurità. Non c'è via d'uscita da questo inferno. Ehi, ehi, ehi. Calmati e parliamo un secondo. Come ti chiami? Brad. Bene. Ora dimmi che cos'è successo. Non lo so. Siamo usciti insieme, volevamo divertirci un po'. Abbiamo preso una cosa da bere, poi altre tre, poi... chissà quante altre.
Non mi ricordo bene, stavo portando Rick e Laura a casa in macchina. O almeno credo, e poi li ho uccisi. Non potrò mai perdonarmelo. Non sai nemmeno se sei stato tu. Mi hai appena detto che non ti ricordi niente. Posso dare un'occhiata in giro e vedere se scopro qualcosa. Dio mio, che cosa ho fatto? Questa deve essere la macchina di Brad. Non promette bene. Non è molto, ma è un inizio. Il benzinaio è qui vicino. Forse dovrei andare a controllare. Le vere streghe non indossavano quei cappelli. Sono sicuro che in Spagna le bruciavano vive. Credevo di aver visto... No, non può essere. Un nuovo capo della polizia se la caverebbe meglio. Prima era vivo e ora non c'è più. Non pensavo che reggessi così poco. Taxi. Cosa? Oh, il benzinaio. Oh, sì. Il distributore. Ok, fantastico.
Sembra che quel fracasso li abbia spaventati. Chissà cos'era. Non dovevo sbattere la porta. Quella finestra me la fanno ripagare di sicuro. Ma quegli ubriachi non li sopportavo. Chi credono che pulisca il loro vomito? Sono solo degli idioti che fanno andare male gli affari. Quella donna, non dovevo lasciarla andare. Dovevo chiamare la polizia. Allora, c'era Laura al volante, non Brett. Non cambia la situazione, ma forse sarà felice di sapere che non stava guidando lui. Ricordi per caso un benzinaio? Sì. Ci siamo fermati a fare benzina. E non solo. Il cassiere ha dovuto ripulire il vomito del tuo amico. Rick non era per niente contento. Hai pure provato a chiamare un taxi? Non mi ricordo niente. Quando il cassiere ha iniziato a gridare, siete scappati. Ma era Laura a guidare. Non... sono stato io. Tutta la serata è stato un disastro. Mi sento comunque responsabile, ma almeno non è stata solo colpa mia. Non so cosa dire. Grazie. Devo ripassare proprio un po' di storia. È strano ritornare qui ora così. Posto che usavo come rifugio quando stavo male e pensavo di morire di solitudine. Buffo come la storia si ripete. Allora, stanotte per la prima volta ha usato una pistola. Questo tizio è più pericoloso da vicino. Ricordate, più vi avvicinate e più lo avvantaggiate. Ma signore, se non possiamo avvicinarci, come lo arrestiamo? Ricordati l'addestramento.
Ora è ricercato per aver ucciso un poliziotto. Puoi sparargli a vista. La stanza dell'assassino. No, signore. Vorrei tanto saperlo anch'io. Sì, capitano. Mi scusi, cosa? Cosa dovremmo provare? No. Nessun sospettato, signore. È stata una decisione azzardata, tenente. La responsabilità di chi ha mandato Ronan da solo è solo sua. Stanotte abbiamo perso uno dei nostri e non avete nemmeno una pista. Senta, indossava dei guanti e non ha toccato niente nell'appartamento, a parte la maniglia e la porta d'ingresso. Non ha lasciato impronte né tracce di alcun tipo. E se pensa che non voglio fargliela pagare, si sbaglia di grosso. Moderiamo i termini, Rex. Tutti sanno che era suo cognato. Non c'è bisogno che ce lo ricordi. Ma se perde ancora il controllo, altri faranno la fine di Ronan. Mi sono spiegato? Trovi questo tizio. Ho un indizio che ci porti da lui. Ora! È un ordine. Sì, ho capito. Non ha ancora commesso errori, ma lo farà. Dobbiamo restare uniti. Vorrei poter dire che è la cosa più strana che ho visto stanotte. L'assassino mi terrorizza. Prima o poi lo prenderemo, in qualche modo.
Non so cosa dirti. Non sono della squadra omicidi. Lavoro qui solo da sei. La stazione di polizia sarà sicura. Tanti poliziotti, di solito. No. Sono della polizia da 70 anni e sono ancora vivo. Però quando succede ti si gela il sangue, vero? Hai ancora retta alla tua amica maga? Lo sai che di quella robaccia spirituale me ne frego, ma ha scoperto qualcosa. I risultati sono risultati. Se trovi una fonte più affidabile, fammelo sapere. Tutta la gloria va agli investigatori. Ognuno di noi può finire male. Thank you.
Mi serve l'informazione sulle inquiline scomparse. Quello che cercavo. Meglio andare a vedere se Joy ha scoperto qualcosa. Che idiota. Aveva torto anche quando aveva ragione. Voglio immischiarmi in questi omicidi. Il colpevole è sempre quello che non ti aspetti.
avviene in modo diverso, ma c'è un fervore di fondo che li accomuna. Per questo non sembrano correlati. Neppure la polizia se n'è accorta, a parte l'agente Baxter. Non so se posso fidarmi di lui, ma è la mia unica speranza. Robinson ha portato la ragazzina nella stanza. Chissà se quella ragazza sa qualcosa. Potrei imparare a interrogare i testimoni. Ronan doveva aspettare. Devo scoprire qualcosa su questo mostro. Queste chiavi costituisce un reato. Ognuna. Te ne rendi conto? No? Bene, peggio per te. Stai comoda, rilassati. Ne avremo per un po'. Cazzo! Ok. Senti, magari posso aiutarti. Il diario di tua madre è qui?
Sì, e mi serve per trovarla, ma come ti ho già detto, tu sei morto! Cosa pensi di fare? Ehi, conosco questo posto meglio di te. Con chi lavorava tua madre? Chi? Non lo so! Lo chiamava il bastardo. Baxter. Certo. Il suo ufficio è al secondo piano. Seguimi, ti ci porto, andiamo. E dove? Mi controllano. Non per molto.